troviamo nella splendida cornice del castello di Santa Severa, in provincia di Roma, frazione di Santa Marinella. Insieme a Marco Cianfanelli vogliamo vedere e farvi vedere i gagliardetti di tutte le nazionali presenti al Mondiale. Come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Allora sentiamo Marco che ci racconterà un po' di storia relativa a questa area in cui ci troviamo. Quest'area ha millenni di storie alle spalle, infatti qui si trova un'area sacra che costituisce un punto di riferimento per la città etrusca di Cere, l'attuale Cerveteri. Qui praticamente era il porto di questo insediamento etrusco e appunto vi era questo grande tempio etrusco. Successivamente qui ci fu un insediamento romano con un castrum, cioè un accampamento. Questa zona si caratterizzò per la costruzione del castello che è alle nostre spalle, che fu costruito a partire dal 1200. Tutto il territorio apparteneva a un nobile della zona di Roma che lo cedette ad un ordine religioso, l'ordine di Santo Spirito, da cui la croce patriarcale che è allo stemma della porta d'ingresso dell'area e che fu di proprietà dell'ordine fino agli anni Ottanta, dopodiché passò nelle dipendenze della regione Lazio, che recentissimamente ha dato nuova linfa a quest'area rendendo visitabile il castello e tutto il borgo che lo circonda. Ringraziamo Marco e iniziamo la nostra Road to Russia con il primo degli 8 gironi. Buongiorno agli eroi del calcio.com, siamo qui per illustrare i gagliardetti delle squadre che affronteranno il prossimo mondiale. Incominciamo con la nazione ospitante, la Russia. Qui sono alcuni dei gagliardetti utilizzati dalla nazionale, in particolare a partire dagli anni 60 questi primi due che riportavano lo stemma caratteristico dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Per passare successivamente a dei gagliardetti come questi che sono qui in visione, che cambiano un po' il motivo, nel senso che riportano sia lo stemma caratteristico della Russia, l'aquila a due teste, e che appunto riportano anche i colori della bandiera nazionale russa. Ovviamente con l'aggiunta dello stemma della federazione. Per quanto riguarda l'Egitto, sia in questo gagliardetto ricamato anni 70, sia in quelli più recenti stampati, è riportato lo stemma della federazione che ha con sé i colori caratteristici della bandiera dell'Egitto. Arabia Saudita, gagliardetto che in più versioni, qui c'è una versione ricamata, riporta lo stemma della federazione. Per chiudere infine l'Uruguay, nazione per due volte campione del mondo, varie versioni dei gagliardetti, molto spesso l'Uruguay utilizzava gagliardetti stampati, ne abbiamo alcuni esempi a partire da metà anni 60 come questo e l'altro, per poi seguire un motivo che riprende comunque a partire da questo gagliardetto qui lo stemma della Federazione Uruguagia, e modificato successivamente con altri esemplari tipo quello messo in occasione del centenario della Federazione Uruguaiana nel 2000,
e per poi andare a finire fino a questo gagliardetto, che è il gagliardetto che attualmente viene utilizzato anche dalla nazionale maggiore. Questo è un esempio di un gagliardetto impiegato da l'Under 20 in occasione dei mondiali disputati nel 2015. Marco, scusami, noto su questo gagliardetto in particolare 4 stelle. Di solito ognuna significa un mondiale vinto e non è questo il caso? Stanno a rappresentare le vittorie dell'Uruguay nelle competizioni mondiali, 2 stelle, e nelle Olimpiadi del 24 e del 28. C'è un piccolo aneddoto in questo, poiché l'Uruguay riporta le stelle sul suo stemma per, diciamo, aggirare il regolamento della FIFA, che prevede di potersi fregiare solamente di una stella per le nazioni che hanno vinto il mondiale. Quindi l'Uruguay, mantenendo all'interno del proprio stemma, dello stemma della federazione, 4 stelle, vuol significare le vittorie riportate anche nelle Olimpiadi, che peraltro in quel periodo rappresentavano un vero e proprio campionato mondiale, non essendoci ancora i mondiali, che per la prima volta si disputarono nel 1930 e appunto videro la vittoria della nazionale dell'Uruguay. We'll be right back.